letto un articolo in cui dicono che The Last of Us è il gioco del decennio. Ma come? Come fate a dire del decennio? Cioè, io se penso a questo decennio, basta chiudere gli occhi. Chiudo gli occhi, mi viene un dolore alla testa per quanti giochi bellissimi sono usciti. E di certo il primo che mi viene in mente non è The Last of Us. Ma abbiamo un Minecraft. LOL! LOL è Dota 2 che ha creato tutto, il MOBA! Tutti i MOBA esistenti sulla faccia della terra, compresi quelle merde di Clash of Clans e Clash Royale! Overwatch mi viene in mente, Fortnite! Skyrim, che l'hanno fatto in tutte le salse, Xbox 360, PS3, PS4, Xbox One, PC, PC fascia media, PC fascia alta, Switch, Tostapani della Mulinex, ovunque è uscito Skyrim! E ve lo siete dimenticati? GTA 5 con GTA Online! Tutti i giochi survival, tutti i giochi roguelike! Minecraft come gioco più venduto del decennio! Dal 2009 insieme a GTA sono i due che controllano il mercato! Cioè, come cavolo vi è venuto di fare un articolo del genere in cui dite che The Last of Us è il gioco del decennio? Cioè, facendo finta di avere solo PlayStation. Vediamo, prova a chiudere gli occhi. Knack. No, no, scherzo. Knack non è il gioco del decennio. Effettivamente su PlayStation c'è solo The Last of Us, che mi viene subito in mente quando penso a PlayStation. Ma si parla di PlayStation. I videogiochi sono una miriade di console, piattaforme. E ogni tanto mo ne spunterà qualcuno che mentre parlo, tipo Counter Strike, Rainbow Six Siege, i Battle Royale inventati da Minecraft con Hunger Games, poi spostati in H1Z1 e standardizzati da PUBG, che tuttora vende, il terzo titolo più venduto in questo decennio. Cavoli, cavoli, quanti giochi ci sono e me ne sono dimenticati un sacco. Ciao gamer, facciamo un gioco. Ipotizziamo che tu scarichi League of Legends in questo esatto momento. Però citando Battle Royale, Survival, giochi procedurali, già ho detto il decennio. E voi? Che cosa? Last of Us, perché c'è la storiellina, c'è la meccanica di 30 anni fa noiosa, becera, ma c'è la storiellina di bambine che piangono, di padri che piangono. Oh, questo è il gioco del decennio perché mi fa emozionare. Quante volte lo devo dire? Una storia fa emozionare! Un gioco fa divertire! E aggrega. Andate alla fiera del videogioco. Troverete per forza qualcuno che sta facendo il cosplay di LOL. Ma The Last of Us è già più raro che lo trovate. Di LOL lo trovate sicuro. E dite The Last of Us. Ma ce ne sono assai di esempi. Non so quanti giochi me ne sto dimenticando ora, che sono stati giochi che se chiudiamo gli occhi sono stati di questo decennio. Ah, e sto evitando di citare giochi bellissimi come Zelda, perché effettivamente non è rappresentativo del decennio, seppure tra i miei giochi preferiti di questo decennio. Ah, un altro gioco! Team Fortress 2! Che Zeb ci faceva nel 2009! Già, il video dei cappelli ed è ancora lì! Rust e Ark! Che sono ancora tra i più venduti da quando sono usciti. Rust, per giunta, non scende ancora sotto 20 euro! Ma di che stiamo parlando? Il video penso che possa finire qua. The Last of Us. Ve ne uscite con The Last of Us. Che altro devo aggiungere? Che altro voglio aggiungere? Avete capito che livello è la stampa italiana? Io voglio sperare che siano ignoranti in buona fede e non ignoranti in malafede.